Secondo atto delle minifigures di Yu-Gi-Oh! La scorsa settimana ho portato uno spacchettamento, se vogliamo chiamarlo così, di ben 6 minifigures di Yu-Gi-Oh!, una nuova serie di minifigures rilasciate per Yu-Gi-Oh!, che però, tanto nuove non sono, diciamo, arriva a Duel City e poi si fermano lì. E tra l'altro non è che abbiano mostri chissà quanto iconici, tipo Sagi, Clown Oscuro, o questo bellissimo mago nero, ma comunque non è che non sia iconico, ma è monocromatico, e ho scoperto che il colore monocromatico è dato solo ad alcuni personaggi, tipo Exodia, Drago Bianco e appunto Mago Nero. Exodia, per esempio, è tutto oro, Drago Bianco è tutto argento, Mago Nero. Potevano farlo anche di bronzo, non mi sarei sicuramente scandalizzato, ma si capiva meglio che era una figure speciale, con un colore speciale. E non sono l'unico a cui è capitato, quindi sembra che sia una specie di colore speciale. Ma comunque, apriamo questi altri 10 pack e vediamo se il teschio evocato stavolta sarà dalla nostra parte. Eccolo qui. E troviamo. Oh, Yugi! Bene! Questo poi lo breviamo da qui. Bene, 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 Yugi. Eccolo qui. Molto, molto bellino, sì. Con il dual disc, tutti i dettagli del dual disc, i capellami, e ci sta. Bello. Via. Qui, vicino ai maghi neri. Viola. E ecco il secondo pack che troviamo. Drago bianco! Attenzione perché è un drago componibile. Yeah! Con la testa staccata, poverino. Le ali anche. Mamma mia, che bello! Aspetta che ve lo faccio vedere bene come si monta. Allora, abbiamo il corpo. Ok? Sì, bellino. Gli mettiamo prima le ali. Vanno attaccate qui dietro le ali, c'è cioè una fessura dove metterle con molta ecco, girate magari, eccolo qua, messe. E poi la bellissima testolina. Hello. Eccolo qui. Bello. Molto molto bello. È grande poi come figure. Messo anche lui sul piedistallo e guarda che figurino. Ci picchia. Bello davvero. Oh, peccato che le ali non siano proprio ad incastro bene, perché sembra che un po' facciano resistenza. Comunque lo mettiamo vicino a Kaiba, eccolo qua. Ora mancherebbero Exodia, Drago Nero, Jinzo e Teschio Evocato, ma mi basta anche solo altri 8 Teschi Evocati e va bene tutto. Un altro Seto Kaiba, che non mi scomoderò più di troppo a cacciarlo dalla confezione. Ok. Ah, dai, allora, no, 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 no. Io, no, non è possibile, no, 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 no. No, questo non può essere una collezione, una color special, non è. L'hanno fatti tutti quanti sbagliati. È chiaro che tutti i maghi neri sono sbagliati. Sono tutti usciti male. È così, dai, non può essere altrimenti. Se no, il terzo mago nero senza colore non è. Avanti. Drago nero! Yes! Yes, anche il drago nero componibile. Attenzione, abbiamo ovviamente il corpo. Questo ha il braccio alzato. Questo fa parte del partito politico di Giorgia Meloni. E mettiamolo qui. Ovviamente ogni riferimento a politica è puramente per fare una battuta satirica. Ma co co come di lato va dimesso? Come cavolo va messo questo? Tutto storto. Ma non mi convince molto, ma si tiene. E non vorrei forzarlo troppo. Poi ok che la colla aggiusta tutto, ma insomma. E anche lui con la sua bella testolina. Assemblaggio. Ed eccolo qua. Bello, bello come un sole nero. Siamo a metà. Vai. Oh, e allora? E sì. E dai allora, finalmente! E ce lo vedi allora! Oh! Che cavolo! Toh! Eccolo! Oh, finalmente! Dopo tre color misprint, non so se è veramente un'edizione speciale o un misprint, eccolo qua! Oh, yeah! Bello! Finalmente sì! Toh! Vai qui vicino a Sagi! Oh, dai! Andiamo avanti! Un altro Joy Wheeler che
Non mi scomodo neanche lui ad aprire. Oh, Exodia! Oh, ecco, questo! Questo è un colore special! Questo è Exodia, ovviamente, oro, colorato quindi con un colore special. Anche se così è carino da vedere, ma tutto viola come il mago nero, no. Vediamo un po'. Eccolo qui. Questo è bellino da vedere. Molto carino. Certo, tutto quanto colorato ha un'altra figura, ma oro almeno ti fa capire che ha qualcosa di speciale. E non semplicemente un che sembra misprint come il mago nero. Ma comunque, va bene così. Oh. Eccolo qua, bellino. Un altro Seto Kaiba. Toh, guarda, Seto Kaiba, via. Basta, Joy, basta. Un altro Joy Wheeler. L'unico problema di queste minifigure è che in Italia li ho trovati solo da Rocco Giocattoli. Non è una sponsor, quindi non devo mettere nessun ad, nessun niente. E singole non le ho trovate. Non le ho trovate singole, ma solo di importazione dall'America. Da Target. Non so per quale ragione proprio Target abbia le figure singole in vendita, ma costano un occhio della testa a non a spedirle, ma per le tasse di importazione. Ad ogni modo, Mago Nero, finalmente, Color. Eccolo qui. C'è anche la sciarpina perché sicuramente ha freddo. Però almeno l'ho trovato, dopo aver trovato ovviamente quello senza colore. Quindi 5 doppioni, 5 figure nuove. Che tocca fa? Bisogna andarsi a comprare Teschio Evocato singolo. Mi mancano solo lui e Ginzo per finire la serie. Se li trovo singoli li compro, vedi che non costino troppo, si spera. E finisco la collezione a quel punto. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione, come sempre, tutti quanti i link necessari per seguirmi dove vi pare. E noi ci vediamo ovviamente con un nuovo video. Bye bye.